Io sono poco televisivo, molto. Sei un artista? Io ho suonato per tanto tempo, non mi definisco artista perché io non ho mai studiato una nota di chitarra, però ho suonato per 17 anni in una band, facevo tournée, facevo fiori di concerti, dischi, compagnia bella. Cos'è l'arte? È la parte bella della faccenda. E perché non si definisce un artista lei? Perché sono sempre definito musicante. Musicante? Sì. Chitarrai, non chitarrista, nel senso che quelle parole le riservo della gente come questo signore qua che magari ha dedicato tutta la vita a tutta la vita, 10 ore al giorno a suonare nel suo strumento. Ma cos'è importante nell'arte? Comunicare qualcosa o trovare la forma espressiva tecnicamente migliore? Cioè, non può essere arte a qualcosa di non ben definito e non ben espresso? Non può essere arte un pensiero? È un discorso complesso, sì. Ok. La cosa importante dell'arte è avere qualcosa da dire. Cioè, quando Martin Scorsese gira un film, o Salvatore si gira un film, lui ha già nella mente l'immagine che vuole, che lo costruisce. Quello che abbiamo visto poi, ieri. Aggiungere una nota o togliere una nota, però devi avere qualcosa da dire, perché la musica è una lingua che si parla e ci sono delle cose che un musicista può dire solo attraverso quella lingua, non può dire nessun altro modo, capisci? Se poi adesso il 90% delle persone vogliono fare le cover band, io mi ricordo con il mio mercato, cioè dire che portare a casa dei soldi, comunque pagare gli strumenti e tutto quanto, quindi posso capire che uno scelga un altro tipo di strada. Quelli che vincono sono sempre quelli che hanno qualcosa da dire e che possono dire solo con quella lingua. E hai avuto modo di avere dei rapporti d'amicizia con alcuni dei clienti della sì, Jungle Sound? Certo. E c'è un episodio, una caratteristica caratteriale di qualcuno di loro che vorresti raccontare? Ma guarda, io ti posso raccontare di 1000 notti ubriache con il cantante di Negrita, io e lui a casa sua sdraiati sui divani a raccontarci i sogni, oppure quest'estate quando ero in pace mi ha invitato a casa sua della nottata che abbiamo passato, però sai che c'è, non ti racconto proprio niente di stereotipo. Grandioso. Ho un buon rapporto perché a me mi piacciono tanto i socialisti, sono patrimoni, una bellissima ragazza secondo me. Una domanda col tu. Fabri, te quindi sei un musicista che poi si è dato a fare in qualche modo il mecenate? No, non sono un mecenate, abbiamo trovato una via parallela, nel senso che quello che prima facevano le discografiche, che per miliardi di ragioni oggi non sono mica di fare, adesso noi facciamo fare alle aziende. Cioè qui dentro continuiamo a fare dischi, continuiamo a fare tutto quello che c'è da fare, cerchiamo di dare visibilità alle band, di procurare dei contratti per fare dei live, di pubblicare delle compilation, eccetera. Però adesso facciamo passare di più attraverso le aziende. Sì, poi chiaro. Cioè, delegate alle aziende. In questo momento sto facendo la produzione esecutiva del disco di Siria. Cos'è cambiato nella discografia rispetto a quando facevi dischi? La discografia è stata massacrata. Ovvero? No, io non entro nel merito delle scelte o delle reazioni che abbiamo avuto discografici, questo è un discorso loro, nel senso che noi la musica la facciamo e loro la vendono e c'è una differenza enorme tra questo mondo. Però va detto che dal 2000 a oggi cioè, sono usciti, noi abbiamo almeno 3 livelli di masterizzazione massacrati, che sono la masterizzazione, quella come dire, industriale, cioè i laboratori abusivi che ci sono in tutta Italia, lasciamo stare chi è che li gestisce, però sono quelli abusivi che ci sono in tutta Italia, che copiano dischi a nastro senza pagare la CIA, senza nessuno. C'è una masterizzazione domestica, che è quella di masterizzatori normali che abbiamo in casa tutti quanti, e c'è una masterizzazione digitale, che è quella di qui internet, di download gratuiti, sono tabulate. Oggi parlare della vendita del supporto di disco è abbastanza consueto. Sì, ma cosa guadagna un musicista? Cioè, i dischi si possono scaricare su internet, per il momento nessuno fa niente. Il musicista guadagna principalmente dai live. Dai live. E poi dipende quanto è famoso. Più famoso più guadagna da merchandising, da inaugurazione del locale, da tutta una serie di attività che c'è intorno. Questa è una, in qualche modo una casa discografica indipendente, la Jungle. Questa è stata una casa discografica, adesso noi i dischi li facciamo per conto di altri.